Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Spazio Games. Oggi andremo a vedere dei piccoli trofei che si possono prendere in modo un pochino autonomo o con dei piccoli trucchetti su Rocket League. Quindi questo video è dedicato soprattutto agli Hunter Trophies, cioè quelli che vogliono andare a prendere tutti i trofei. Andiamo quindi a vedere come prendere il trofeo, uno dei trofei più difficilotti, tra parentesi, se non si ha magari troppa fortuna, troppa bravura. Andiamo quindi a vedere il trofeo delle 20 parate. Essenzialmente potete farlo sia con un amico online o se avete un doppio pad potete fare una partita privata in locale con split screen come ho fatto in questo momento. O ancora meglio, se avete un cellulare Android, soprattutto della serie Sony Xperia Z2 Z3, potete usare l'applicazione PlayStation 4 Remote per poterlo usare come secondo telecomando. Io l'ho fatto proprio in questo metodo, mi sono messo col secondo pad a lanciare la palla e col telefonino giocavo come col mio account principale. E come vedete ho potuto fare le parate in modo abbastanza semplice. Quindi diciamo che questo trofeo si trasforma veramente in una difficoltà nulla praticamente. Inoltre potete fare gli obiettivi sempre giocando con questo trucchetto del segnare 3 gol, fare la tripletta, quello di non subire gol, oppure quello di andare a usare il turbo al 100% o di guidare per 5 minuti, mi pare, o una cosa del genere, sopra i tetti e sopra le pareti. Insomma, potete fare un bel po' di trofei usando questo trucchetto. Un altro trofeo che potete fare insieme al vostro amico oppure da soli, appunto con questo trucchetto del doppio controller o del telefonino cellulare Android, è quello di segnare un gol appena sotto i 60 secondi se state perdendo o pareggiando e dovete vincere la partita. Così semplicissimo, arrivate a 60 secondi per esempio con il 0-0 o 1-0 che state perdendo, prendete il vostro bolide e segnate e vincete la partita. Più facile di così non si può fare. Ricordatevi inoltre che dovete completare tutti gli allenamenti, non c'è bisogno che li completate al 100% e anche funziona la difficoltà più bassa, ho provato io e mi ha sbloccato il trofeo. Ricordatevi comunque di farlo per poter prendere il trofeo relativo all'addestramento. Ci sono altri pochi trofei che sono abbastanza difficili e quindi potete fare tranquillamente offline con questo metodo, sia da soli sia col vostro amico. C'è quello di fare un goal in reversal, cioè all'incontrario, e quello di mandare in rete la palla toccando il vostro avversario, quindi mandando pure lui in rete. Praticamente mettete una macchina sulla linea proprio di porta, una macchina per esempio del vostro amico o se avete un cellulare appunto un doppio pad, mettetela sulla linea e andate velocissimi contro la palla e contro la macchina, magari col turbo. Colpite tutte e due e mettete tutte in rete e il trofeo si sbloccherà in modo facile. Un altro consiglio che vi posso dare è quello di vincere la carriera, cioè tutta la carriera senza particolari problemi, quello di metterla facile e ogni volta che inizia il round andate incontro alla palla e tirate in porta. Così se potete pure fare una vagonata di gol e di esperienza per poter sbloccare gli oggetti. Quindi anche questo direi abbastanza facile. Tutto sommato comunque il platino di questo gioco non è difficile, bisogna soltanto guidare per 500 km. Ma non lo sblocca, attenzione, proprio a 500, alcuni lo sbloccano a 600 ed alcuni lo sbloccano a 700. Quindi non vi preoccupate se non ve lo sblocca 500 km percorsi precisi. Se avete difficoltà e qualche altro trofeo postate subito i commenti qua sotto. Io sono Cinque Matrice e vi saluto. Alla prossima ragazzi e buon divertimento su Rocket League. Ci vediamo online magari.